Abitano a pochi chilometri dal comune di Roma, dove lavorano e studiano, eppure per arrivarci con i mezzi pubblici non possono usufruire di nessun abbonamento a contribuzione Metrebus. Parliamo dei disabili che vivono nei comuni limitrofi alla capitale. Parlo di molta gente che sono invalidi, che abitano in comuni limitrofi al comune di Roma, Anguillara, Bracciano, Cerveteri, e molti di questi lavorano, vivono, producono e consumano a Roma, studiano a Roma, e mentre a Roma c'è la possibilità di prendere un abbonamento a contribuzione con poche decine di euro, chi abita fuori Roma deve comunque pagare l'abbonamento intero, e questa è una discriminazione che c'è tra chi abita a Roma e chi abita in altri comuni. Io mi occupo come legale che collabora con l'Associazione Diritti e Cittadinanza del Lago di Anguillara proprio di assistere nel nostro sportello persone che hanno magari disabilità, e mi è capitato di ricevere delle richieste, anche delle domande in relazione proprio a questa questione, ossia persone che magari lavorano nel comune di Roma e che devono pagare un abbonamento pari a circa 300 euro, 400 euro, dipende insomma dalla fascia in cui sono residenti, e invece sappiamo che per persone che hanno una disabilità al di sopra del 67%, il Comune di Roma, per i residenti nel Comune di Roma, riserva proprio una tariffa agevolata che si aggira tra i 20 euro e i 50 euro massimo l'anno in base all'ISE. Proprio per questo ho dovuto rispondere negativamente a queste persone dicendo: purtroppo vi dovete sobbarcare il pagamento di una tariffa maggiore, considerando proprio che l'agevolazione che il Comune di Roma fa è soltanto per i residenti, a discapito invece magari dei pendolari. Una discriminazione secondo i cittadini che, non potendo percorrere vie legali, chiedono l'intervento della Regione. L'abbonamento che si paga un abbonamento a un consorzio chiamato Metrebus, che comprende ATAC, Cotral e treni. Per tutta la regione ci sono delle fasce, basterebbe estendere ciò che si fa a Roma anche alle altre fasce. Ovviamente c'è bisogno di un contributo della regione, perché mentre Roma è coperta dalle casse del comune, le altre fasce hanno anche la contribuzione da parte regionale. Io stesso comunque ho scritto alla regione, ho mandato la PEC con queste richieste, ma non ho avuto nessuna risposta.